Buon pomeriggio a tutti. Eh, mi presento per chi non mi conosce, sono Paolo Borellini-Gualdi, account manager Terumo BCT. Innanzitutto vorrei ringraziare a nome di Terumo BCT Sinti per l'opportunità che ci è stata data di presentare le nuove soluzioni tecnologiche e software di Terumo e in grado di migliorare quello che è l'applicazione delle SOP e le GMP nei processi di lavorazione degli emocomponenti. Eh, ringrazio inoltre tutti i professionisti che sono collegati alla nostra presentazione e all'evento. Eh, volevo ricordare, prima di iniziare le presentazioni, che le domande verranno gestite eh, solo attraverso la chat di Zoom. Eh, non tolgo ulteriore tempo ai colleghi, è con piacere che introduco Johnny Magon, che è Field Support Specialist che ci parlerà del T-Pool Select e il sistema TSCD più la Thomas Station. Scusate, non riuscivo ad attivare il microfono. Grazie Paolo, buonasera a tutti. Quello che andremo a vedere con questa presentazione è appunto come ha pronunciato Paolo la piattaforma software di Terumo denominata Tomse e due applicativi adesso associati che sono il t Tipple Select e la TSCD Station connessa con i connettori steri TSCD2. Quello che vogliamo fare nell'immediato è fare una panoramica sul software Toms per rendere poi più fruibile e comprensibile i due applicativi, appunto, il t Select e la Station applicata ai Toms è un software, appunto, che può essere connesso alle diverse tipologie di dispositivi di terumo in uso presso il centro trasfusionale e sala donazione. Garantisce un collegamento bidirezionale di tutti i dispositivi adesso connessi con il software gestionale in uso presso qualsiasi servizio trasfusionale e inoltre consente di centralizzare e gestire questi dispositivi migliorando il controllo del processo e fornendo una visibilità in tempo reale sulle operazioni di raccolta o di trattamento del sangue all'interno del centro trasfusionale. Le caratteristiche principali di questo software sono il monitoraggio e la registrazione delle attività in tempo reale. C'è una possibilità di configurazione di protocolli di comunicazione a seconda delle esigenze delle network ospedaliere, una possibilità di impostazione del flusso di lavoro per rispettare le procedure del centro trasfusionale, un'integrazione con tutti i sistemi gestionali in uso nei centri trasfusionali. La possibilità di reportistica, esportazione e backup dei dati, l'impostazione dei barcode che si vogliono leggere mediante regole restrittive, mediante i controlli di congruità dei barcode letti, e anche la convalida dei dati prima di invio di tali dati verso gestionali attraverso l'utilizzo di gestioni utenti su diversi livelli. In sostanza Toms con tutti i dati che gli confluiscono all'interno li rende disponibili per consultazioni in tempo reale con possibilità di visualizzarli, filtrarli e esportarli. In sostanza è un sistema, un software molto eh, dinamico e flessibile a seconda delle esigenze delle varie realtà trasfusionali. Inoltre può anche creare una, da, um, una sorta di tabella di esportazione con tutti i dati del processo. Per esempio, dalla donazione di sangue intero fino al rilascio dell'emocomponente dopo la lavorazione e il trattamento. TOMS, quindi, in comunicazione col sistema gestionale, ha la possibilità di garantire la comunicazione eh, appunto, bidirezionale con tutti i dispositivi adesso connessi in contemporanea. Per esempio, TRIMA per le raccolte eh, afferetiche, eh, la bilancia di donazione TIRAC l'applicativo T-Pool Select, che è quello che andremo a vedere poi nello specifico, le lavorazioni automatizzate con Reveos o Taxi, i connettori steri TSI2, altro applicativo che vedremo successivamente, la possibilità di registrare pesate di bilanci di terze parti per particolari lavorazioni su determinati emocomponenti e appunto anche eh, la possibilità di registrare l'illuminazione degli emocomponenti col Mirasol. e Ora andiamo ad affrontare quello che sono appunto gli applicativi che andremo a vedere nello specifico. Il primo è il T Select, che è un um, appunto un particolare applicativo di TOMS dove all'interno confluiscono i dati a seguito della validazione degli emocomponenti, dei BAFICOT o delle IPU dove è presente REVEOS per una gestione e previsione specifica delle rese finali dei concentrati piastrinici. E la TSG SCD2 Station, che appunto permette la connessione e dei BAFICOT o delle IPU mediante un controllo bidirezionale sul connettore sterile. Nello specifico, tipo il Select, ci permette un utilizzo delle informazioni arrivate a seguito validazione dal gestionale e in, in tali informazioni che ci arrivano dal gestionale sono indispensabili le codice donazione, il gruppo sanguigno, la conta piastrinica e l'RH. Senza questo minimo di informazioni il T-Pool Select non può funzionare e non può prevedere una sorta di suddivisione dei bafficot per prevedere la stima della resa finale del pool piastrinico. In sostanza arrivati le informazioni gestionali appunto con questo pacchetto minimo di informazioni e attraverso una parametrizzazione dell'operatore del medico del trasfusionale dove è necessario inserire quello che vogliamo ottenere cioè nel senso nel concentrato piastrinico noi vogliamo inserire un numero pre, ben eh, predefinito di Buffyot o IPU, una resa minima e una resa massima del pool che voglio andare ad ottenere, e vari altri parametri gestibili e configurabili puntualmente ogni quals voglia, a seconda delle esigenze del centro trasfusionale. Attraverso questa parametrizzazione, il sistema ha la possibilità di. Suggerire una combinazione automatizzata dell'associazione Buffot per ottenere appunto un determinato numero di pool piastrinici con le informazioni preconfigurate. In questo caso con le informazioni preconfigurate, il sistema ci dà la possibilità di ottenere un numero 9 di pool suddivisi per i vari gruppi dove sono indicati e se le mie esigenze sono soddisfatte. Posso continuare, oppure si può tornare indietro, sistemare la configurazione e ottenere un numero congruo di pool di, buff di pool piastinici finali che eh, sopperiscono alle esigenze del trasfusionale. Mettiamo che il 9 di pool sia per noi necessario, si continua e lo step successivo è una eh, specifica postazione che aiuta l'operatore nella suddivisione appunto dei bufficot virtualmente pre- eh, eh, gestiti in vari pacchetti per la suddivisione fisica in pacchetti di bufficot per l'assemblaggio finale eh, nel sistema gestionale ossia come vedete in figura attraverso la lettura del codice donazione il sistema suggerisce il numero del pool di appartenenza per suddividerlo appunto nel pacchetto Pre configurazione informatica nel gestionale trasfusionale. Ed è qui che entra in gioco la Tom Station applicata ai connettori sterili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'operatore, come lo step che viene attualmente utilizzato, è l'assemblaggio informatico all'interno del gestionale trasfusionale, dove con 4, 5, 6 BuffyCot preselezionati vengono uh, gestiti e creati l'associazione tra codice finale del pool piastrinico e i buffy got, appunto adesso associati. Qui entra in gioco il nostro sistema, ossia vengo, vengono inviati questi pacchetti di informazioni al nostro software TOMS che li rende disponibili per le varie station adesso collegate per poter creare una connessione controllata sul connettore sterile. Vediamo nello specifico com'è il nostro sistema Tom Station applicato ai connettori sterili. Toms, appunto, in comunicazione costante col gestionale trasfusionale, crea e rende disponibili il pacchetto di dati per la comunicazione con le TSC2 Station, in modo che ci sia una, un continuo controllo di congruità dei dati nella postazione in cui sto lavorando e fisicamente connettendo i bafficot al, al circuito consumabile per la creazione del pulpo astrinico. In questo modo ovviamente possono essere collegate molteplici station a seconda delle esigenze del trasfusionale e in questo modo si cerca di minimizzare la possibilità dell'errore umano durante la connessione fisica dei bafficot al dispositivo consumabile. Questi sono alcuni esempi eh, di eh, installazioni attualmente eh, create in Italia, giusto per rendervi l'idea di come è lo spazio e di come sono gestite la parte eh, applicativa software con il connettore sterile eh, TSC2 di Terumo. In sostanza, il sistema TOMS in comunicazione con il gestionale il trasfusionale appunto, e le, le station applicate a TSCD. Permette una tracciabilità totale, una congruità dei codici letti e una sicurezza. Vediamo nello specifico perché parliamo di tracciabilità totale: perché c'è la possibilità di gestire totalmente i consumabili utilizzati, le soluzioni additive utilizzate, gli strumenti utilizzati e l'operatore che ha effettuato la connessione fisica dei, dei buffi o delle IPU sul, sul sistema. De, sul circuito consumabile e tutti questi dati successivamente all'operazione vengono trasferiti al gestionale del trasfusionale per rendere l'associazione del pool piastrinico con tutti questi dati di tracciabilità la congruità perché? Perché vi è una, una verifica della corretta associazione tra il codice di ogni Buffycode o IPU e il corrispondente codice finale della piastrina. In questo modo, se una regola non è rispettata ma è violata, il sistema impedisce fisicamente la connessione. Ed ecco appunto che parliamo di sicurezza, perché il sistema non permette l'abilitazione del connettore sterile TSCD in caso di violazione appunto di queste regole. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo per rendervi l'idea di questo nostro sistema di controllo totale del sistema pulpiastinici prodotti con il sistema Terumo. Grazie Gianni per l'esaustiva presentazione. Ora è con piacere che presento... Riccardo Retini, prossimo relatore, Riccardo è therapist implementation specialist e ci parlerà del software Staffa CT. Quindi lascio a Riccardo la parola. Grazie e buon proseguimento. Buonasera a tutti. Ringrazio Sinti per l'opportunità e volevo Volevamo presentare questo applicativo che si chiama Staff Suite, che è un innovativo software per la gestione delle procedure all'interno di un programma trapianti. Qual è la sfida quotidiana che nei vari centri si ha? Sostanzialmente la raccolta e la gestione dei dati sulla raccolta delle cellule, sulla terapia cellulare e nei trapianti. Tutto questo è spesso gestito con documentazione cartacea, creando difficoltà nell'instradare i pazienti, i donatori e i prodotti in modo efficiente all'interno del programma trapianti. La soluzione, Terumo BCT, eh, leader nella raccolta delle cellule e Staffa Cellular Therapy, leader nella produzione di software, hanno stretto un accordo commerciale per la distribuzione di una nuova suite, appunto Staffa CT. Che aiuta a superare queste sfide con un software basato su un flusso di lavoro ehm, centrale, in cui la riduce costantemente la necessità di documentazione manuale, cartacea e ridondante, raccogliendo e gestendo i vari problemi dei dati dei pazienti donatori e prodotti durante tutto il processo, dal ricovero del paziente al follow-up al post-trapianto. Vi invito a seguire questo breve video in cui appunto verrà esemplificato un pochettino il flusso di processo. Come introdotto dal video, la suite Staffa offre un pacchetto completo che copre l'intero processo di trapianto e di terapia cellulare. La forte integrazione dei moduli fornisce una migliore trasparenza e comunicazione dati tra i reparti all'interno del programma Trapianti. È configurabile, ovvero si adatta all'organizzazione in cui viene implementato attraverso librerie di dati e protocolli guidati dall'utente senza necessità di ulteriori sviluppi. La perfetta integrazione della suite con i database ospedalieri consente l'acquisizione dei dati anagrafici di laboratori patologici e radiologici, garantendo una completa integrazione per supportare la totale sicurezza del paziente. Inoltre, è orientato alla qualità. Grazie a una particolare libreria, ehm, lo, la suite può essere collegata a, in tempo reale ai database degli enti normatori, quali possono essere GESI o FAT, o CNS, CNT. Come visto, il pacchetto è composto da sei moduli. Il modulo clinical è riferito al reparto in cui il paziente viene ricoverato, in cui subisce i trattamenti, tutto, tutto durante il ciclo di trapianto. Il modulo di aferesi permette la gestione della raccolta e della generazione eh, delle varie etichette, insieme al eh, pacchetto di laboratorio che permette la processazione, lo stoccaggio e la distrizione del prodotto. In aggiunta ai due moduli, il modulo ISBT permette l'etichettatura dei prodotti seguendo lo standard ISBT eh, 128 e mh, vedremo poi in, in più in dettaglio mh, cosa comporta. Abbiamo un, report, un modulo di reporting analytics che ci permette di recupero e invio dati e eh, a, a cappello di tutto un modulo sulla qualità e la compliance che permette il monitoraggio della qualità e della conformità in, co in accordo con gli enti di regolazione. Vediamo più in dettaglio i vari modelli. Come dicevo, il modello clinical si integra all'interno del reparto, permette l'acquisizione continua dei dati del paziente durante tutto l'iter trapiantologico, consentendo una verifica e approvazione da parte del medico delle varie terapie in modo elettronico. E offre la possibilità di gestire i potenziali donatori con un flusso di lavoro separato. L'integrazione con il modulo di aferesi e il modulo di laboratorio permette la condivisione di calendari tra i vari reparti e questo garantisce una più chiara comunicazione appunto, tra i vari enti coinvolti nella raccolta. Il modulo di aferesi permette la gestione della procedura nei suoi vari aspetti, quindi la verifica dei documenti pre e post raccolta. Il riconoscimento del donatore e del paziente gestisce totalmente il flusso di lavoro della procedura, tenendo traccia dei giorni della raccolta, dei materiali utilizzati e con l'aggiunta la del modulo di etichettatura la stampa di un'etichetta ISBT 128 compatibile. Al, al tutto, appunto, il modulo Aferesi viene integrato con il sistema Spectra Optia per il passaggio in modo bidirezionale di tutti i vari dati della procedura. Il modulo di laboratorio gestione, gestisce le, la sacca del prodotto dall'uscita dal modulo di aferesi fino alla sua manipolazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione. Anche in questo caso, eh, con l'ausilio del pacchetto ISBT eh, di etichettatura, per, mh, si, può si possono creare dei database di etichette. E eh, gestire anche la stampa e l'acquisizione di prodotti provenienti da eh, enti est esterni. Ipotizzando un flusso di lavoro all'interno del ricovero del paziente, il eh, modulo di Clinical gestisce tutta questa parte fino ad arrivare alla raccolta, successivamente al laboratorio fino alla distribuzione del prodotto, all'infusione, all al trapianto e al follow-up del paziente nel post-trapianto. Il modulo di reporting ci permette di recuperare tutti i dati, fare statistica eh, sulle varie procedure e tenere traccia di tutti i dati in modo molto più razionale rispetto a un precedente utilizzo di vari sistemi eh, cartacei, moduli di Excel o di access. Il modulo di quality, eh, connesso con eh, appunto i database degli enti normatori, acquisisce in tempo reale le varie modificazioni agli standard, tiene traccia della conformità dei processi durante il loro svolgimento all'interno del reparto, permette la gestione di tutti i moduli e eh, procedure, moduli e eh, SOP della qualità del reparto, permettendo anche la loro check con la congruità rispetto alle standard stabiliti. Inoltre permette correzioni eh, immediate sulle azioni preventive e correttive gestendo gli scostamenti pianificati e non pianificati tramite flusso di lavoro integrato. Inoltre permette una reportistica e cruscotti sui dati in tempo reale per la statistica di qualità e di conformità. Vi ringrazio per l'attenzione. sera per chi non mi conosce sono mario cascella account manager BCT italia ringrazio riccardo per la presentazione che ecco, per la presentazione che ha trattato un argomento di grande attualità ricordo che potete inviare le vostre domande attraverso la chat va bene allora eh, chiudiamo qui eh, questo webinar ringrazio a nome mio e eh, della Terumo BCT, i partecipanti e la Sinti che ci ha ospitati, ed auguro un buon proseguo dei lavori. Grazie a tutti.